In ogni collezione robotica di ogni vero appassionato non ci può che mancare un posto riservato al mitico Astro Ganga, uno dei primi e più importanti robot che hanno inaugurato tutta la saga robotica. Ecco che oggi ci andremo a vedere una breve recensione dell'Astro Ganga della Eicel Pro all'interno della sua linea Metal Tech. Nel 1972, sulle televisioni giapponesi, fa la prima apparizione Astro Ganga o Astro Ganger, serie di 26 episodi prodotto dalla CNAC, che anticipa di circa 2 mesi la trasmissione del primo episodio di Mazinga Z, ma con un successo minore e delle trovate meno innovative. In Astro Ganga il pilota si ricolloca all'interno del robot, ammesso di poterlo considerare un robot, dato che Astro Ganga è costituito da un metallo senziente, assomigliando così più a un essere vivente che a un robot, con cui il pilota entra in simbiosi. Il pianeta Kantaros viene raso al suolo dai Blaster, una spietata razza di invasori spaziali che depreda le risorse naturali dei luoghi conquistati, incluso l'ossigeno. Per salvarsi, la scienziata Maya si rifugia sulla Terra, portando con sé del metallo senziente. Sul pianeta azzurro incontra lo scienziato umano Hoshi. I due si innamorano e danno alla luce Charlie. Nel frattempo Maya mette a punto Ganga, un essere senziente sviluppato a partire dal metallo vivente, ma ben presto muore a causa degli effetti tardivi del raggio blaster. Quando 10 anni dopo i blaster si apprestano a invadere anche la Terra, il professor Roshi denuncia la minaccia e il figlio si impegna nel combattere tutti i blaster utilizzando Astro Ganga. Tramite un dispositivo speciale, una sorta di medaglione che il robot ha sul petto, Charlie si unisce a Ganga per combattere l'invasore alieno. Il ragazzino si trasforma in un fascio di luce ed entra nel corpo di Ganga, cosa possibile solo a lui, dato che la sua metà è aliena. Astro Ganga presenta quindi similitudini, ma anche diversità rispetto ai robot successivi. Anzitutto, come già sottolineato, non è a tutti gli effetti un robot, non ha meccanismi interni, può muoversi autonomamente ed è considerato senziente. Però può cogliere una sorta di pilota, anche se più che un pilota Charlie sembra un simbionte. È di grandi dimensioni, è alto 40 metri e pesa 20 tonnellate e combatte alieni malvagi intenzionati a distruggere la Terra. Da un punto di vista scientifico tende a essere meno credibile dei suoi successori. Il metallo alieno di cui è composto si rigenera grazie al calore fornito da un vulcano attivo sottomarino in cui Astro Ganga si rifugia per le riparazioni tra un combattimento e l'altro e per riacquistare energia perduta. Inoltre, perché diviene più abile e potente se connesso a Charlie? Insomma, seppure i robot successivi non sempre brillino per logicità e criteri scientifici, Astro Ganga sembra mosso più da magia che da scienza. La serie appare quindi più infantile a una prima occhiata, ma un finale, per certi versi tragico, fa pensare il contrario. Una serie piena di contraddizioni, quindi, che forse sono anche i suoi punti di forza e di diversità rispetto a quanto visto in passato e quanto si vedrà in futuro. Questo Astro Ganga di Eicel Pro vediamo che si integra perfettamente all'interno di una linea Solo Sokugin. Ha infatti un'altezza di 17 cm, 6 pollici, e quindi è alto come un Mazinga Z 105. È costituito da molte parti in metallo, tant'è vero che il suo peso di 180 grammi è un peso che per la sua altezza è più che proporzionato. Ha dei bellissimi colori pastello che risaltano soprattutto nelle inquadrature sotto la luce delle vetrine. Un'ottima dotazione di accessori, ha ben 3 set di mani sostitutive ai pugni chiusi che sono di primo equipaggiamento. La mia preferita è questa impugnatura qui, che simula l'impugnatura
di qualche nemico. Ecco qua, simuliamo la presa di un buono, ma si presta al Mazinga a fare da cavia. Inoltre questo aggancio e sgancio sia della testa che dei pugni va che è una meraviglia, non ci sono da applicare forze particolari come succede in altri modelli. Una nota dolente purtroppo sono le numerosi viti che si trovano sulla parte posteriore di tutto quanto il modello, ce ne sono veramente una quantità imbarazzante. A quel punto, come diciamo sempre, anche per i più blasonati Bandai bastava inserire dei tappini, che però qua non hanno voluto fare. Il vero punto dolente è la parte inferiore del corpo, soprattutto nell'articolazione delle anche, che non sono mobilissime e in più hanno quest'aria ballerina, ed è proprio là il punto debole di questo modello, nel senso che come concezione è molto datato, evidentemente non offre delle pose dinamiche come ci hanno abituato gli ultimi modelli da un paio d'anni a questa parte. Ciò nonostante, diciamo che si adatta molto bene al personaggio che ricordiamo dall'anime, questa sorta di colosso dell'altezza di 40 metri che non brillava certo per elasticità, per dinamismo, ma aveva più che altro una potenza sovrumana. E quindi un Astro Ganga in collezione ci vuole assolutamente, e se non si ha la necessità di un pezzo un po' più grande e più blasonato, come può essere sicuramente il modello offerto dalla 5 Pro, che peraltro ha raggiunto prezzi proibitivi, ci si può benissimo accontentare di questo HL Pro, che si trova ancora a prezzi fantastici, non impegnativi assolutamente, e che comunque possono inserire all'interno di una collezione di un vero amatore di robot vecchia scuola un degno rappresentante. Magari un domani ne uscirà una versione migliore? Probabile, però quello che offre questo modello secondo me è più che sufficiente per avere una rappresentanza di questo fantastico personaggio iconico in collezione. Per questo video è tutto, Robots GT vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi, commentate, like e spuntate la campanella. Ciao!